Mancano pochi giorni all'assegnazione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione di Palazzo ex Enel nel cuore della città di Piacenza in via Santa Franca. L'idea è di poter usufruire dei tre piani, ha spiegato Massimo Toscani, presidente della Fondazione di Piacenza Vigevano, ente proprietario dell'edificio dal 2002. Palazzo Enel, sapete che è stato chiuso per studiare i lavori e a giorni anche lì stiamo concludendo l'assegnazione dell'appalto, per cui a giorni partiranno anche i lavori per Palazzo Enel, che dovranno consentire l'utilizzo di tutti e tre i piani in sicurezza, con gli impianti funzionanti e con gli ascensori assolutamente funzionanti. Quindi anche Palazzo Enel contiamo che per quel periodo potrà essere agibile sui tre piani. Sarà un contenitore di arte contemporanea dove si alterneranno eventi, mostre, momenti di studio, concorsi di arte innovativa, scenografia, musica per teatro, insomma un luogo pensato soprattutto per i giovani ma di cui potrà usufruire l'intera comunità. Che destinazione avrà Palazzo Enel? Beh, noi l'abbiamo già detto, nessuno di noi immagina una destinazione museale che non può essere retta, ma immaginiamo un contenitore di arte ed eventi di arte contemporanea, quello che un po' manca alla città, quindi mostre, eventi, momenti di studio. Possiamo benissimo pensare di poter tenere dei corsi anche a Palazzo Enel di arte innovativa, come può essere musica per il teatro, scenografia. Quindi direi un contenitore molto diretto alle giovani generazioni, alla sperimentazione, infatti per noi è un laboratorio di sperimentazione. Quindi alcuni eventi, mostre, ma un palazzo che è la nostra idea deve essere vissuto dalla collettività.